Ok, per questo esercizio sarei lati supini. La parte bassa della schiena, zona lombare, sarà sempre arrancata. Il core attivo. Sollevo le gambe e mantengo comunque la parte bassa arrancata. Da qui vado ad eseguire un crunch semi-unitario, cercando di sollevare quanto più simile le spalle alla terra, senza che la parte bassa della schiena finisca sul pavimento. Ritorno in posizione di partenza e ripeto.